Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Adam MJ. Siamo nuovamente in compagnia di iPad 3 per parlare di gaming su iOS. Oggi vi proponiamo due titoli arcade davvero ben realizzati, diversi fra di loro ovviamente. Parliamo di Afterburner Climax e Tabletop Racing. Afterburner Climax è un celebre titolo di derivazione coin-op anni 80 che molti gamer di vecchia data ricorderanno. Il gioco in versione iOS prende spunto dalla versione realizzata nel 2006 per Xbox Live Arcade e PlayStation 3, nello specifico PlayStation Network. Quindi riprende lo spirito del vecchio gioco, ovviamente migliorando la grafica e i contenuti. Lo spirito rimane lo stesso, in questa versione iOS riprende perfettamente ciò a cui eravamo abituati a giocare in sala giochi. Afterburner Climax vedono modalità principe che è quella arcade. Come vedete, siamo nel menu principale. Uno sguardo rapido a quello che offre l'interfaccia utente. Al primo avvio verrà proposto un tutorial per prendere confidenza con i comandi che noi abbiamo già fatto. Sarà possibile giocare un'ulteriore modalità, attacco al punteggio, ed effettuare un training per imparare le manovre fondamentali o l'utilizzo degli armamenti. Classifiche online per la visualizzazione dei risultati e per verificare la nostra posizione e in più gli obiettivi da sbloccare. La guida e le opzioni non offrono molto, la guida ci insegna a giocare, quindi proponendoci le manovre e i comandi, mentre le impostazioni non permetteranno di modificare molto, tranne l'audio e l'impostazione lingua. I controlli restano di tipo touch a schermo e non è possibile impostare ad esempio tilt control con accelerometro. Proviamo quindi ad affrontare una breve sfida. Al primo avvio ci viene proposta la selezione del velivolo. Come scritto nella news, ci sono ben tre modelli in linea con la versione originale del gioco, quindi abbiamo il classico F-14 Super Tomcat, lo Strike Eagle e il Super Hornet. Oltre a questo ci vengono proposte quattro possibilità sulla verniciatura: vernice standard, mimetizzazione, vernice speciale e vernice a bassa visibilità. Selezioniamo la versione speciale. Nelle opzioni extra invece potremmo accedere ad ulteriori possibilità come il numero di vite, il numero di crediti. Proviamo quindi a cominciare una partita per mostrarvi come si comporta il gioco. Vi dicevamo controlli touch a schermo, quindi joypad virtuale a sinistra e controlli di armamenti a destra e turbo in alto, come potrete vedere durante la partita di prova. Le ambientazioni di gioco varieranno a seconda del livello, in questo caso ci troviamo in qualche zona dell'oceano. Come si diceva, controlli touch a schermo, il gioco non è così semplice, quindi non badate alla nostra prestazione. Farete caso che su iPad in qualche momento ci sono dei brevi rallentamenti, soprattutto a fine livello nel caricamento. Andando in prossimità del nemico col mirino e sovrainquadrato ci permetterà di utilizzare a lunga distanza i missili, che non potranno essere utilizzati all'infinito ma richiederanno dei tempi di caricamento. E a breve distanza avremo il mitragliatore. Per quanto riguarda la famosa modalità Climax, potremmo effettuare un rallentamento del tempo che ci permetterà di prendere un attimino le misure sul nemico. In questo caso lo stage è stato terminato con un punteggio abbastanza povero, solo il 57% di nemici colpiti. Proviamo ad affrontare la seconda parte. Nella parte alta, come vedete, c'è la modalità turbo. Sarà possibile effettuare altre manovre come una rotazione del velivolo molto rapida per riuscire a disingaggiare quando abbiamo dei missili alle calcagna. Vediamo se riusciamo a mostrarvela. Per farla bisogna, ecco, impostare la direzione e cambiare immediatamente la direzione. Questo ci permetterà di effettuare una virata rapida del velivolo.
In questo momento ci troviamo in un Grand Canyon, come vedete la realizzazione grafica è decisamente buona, ma non definitissima. In questo caso la fluidità è, direi, accettabile in quasi tutte le condizioni. E ci siamo schiantati. Direi che per Afterburner Climax è tutto. Un gioco che risulta molto divertente, ma non semplicissimo nel giocarlo. Non è eccessivamente lungo, gli schemi sono abbastanza brevi e ricalca da questo punto di vista le versioni console. Afterburner Climax è acquistabile da App Store a 2,69€. Passiamo adesso a Tabletop Racing. Tabletop Racing è il titolo arcade di corse sviluppato da Playrise Digital, una software house recente ed indipendente che vede al proprio interno nomi eccellenti per quanto riguarda gli sviluppatori del team. Ad esempio troviamo Nick Burcombe, il lead designer del celebre Wipeout. Tabletop Racing si diceva un titolo arcade di corse con microcar, un gioco che vanta una realizzazione grafica davvero buona. Come vedete la risoluzione retina è completamente sfruttata e offre una resa superiore a molti giochi simili. Diamo uno sguardo alle opzioni di gioco prima di cominciare una partita. Nelle opzioni potremo settare i comandi selezionando sia i controlli touch che tilt. Per quanto riguarda l'audio, anche qui solite impostazioni per spegnerlo, crediti, ok. E multigiocatore, la presenza della modalità multigiocatore online che permette di sfidare giocatori tramite Game Center o in modalità Wi-Fi locale. Per quanto riguarda il garage, qui troveremo tutti i mezzi acquistabili e acquistati, dove potremo effettuare anche i potenziamenti. Potenziamenti che saranno acquistabili con i crediti guadagnati durante le gare. Usciamo quindi dal garage e andiamo a vedere le modalità di gioco principali. Carriera ovviamente, eventi speciali e classica corsa rapida per effettuare una gara in maniera semplice e diretta. Proviamo quindi ad affrontare una gara della nostra carriera, noi ci abbiamo già giocato un poco, quindi prendiamo i primi 21 schemi. Le tipologie di gare sono svariate, troveremo oltre alla classica corsa in cui chi arriva primo vince, anche delle modalità in cui potremo utilizzare dei mezzi non convenzionali come armi e non solo, anche turbo per aumentare la velocità, per vincere sugli avversari, oltre a delle gare a tempo o uno contro uno. Comandi molto semplici, touch destra e sinistra e al momento del raccoglimento dell'upgrade come armi, boost o altro, apparirà un'iconcina qua sotto che ci permetterà di attivarlo. Affrontiamo quindi la gara e vediamo come si comporta Tabletop Racing su iPad 3. Il titolo, vi diciamo subito, gira bene pressoché su tutti i dispositivi, questo perché la grafica è sì buona ma molto statica, al di là del movimento del nostro mezzo e di quelli nemici. Tutto il resto non offrirà nessuna animazione di sorta. C'è da dire che la resa è comunque molto buona. I comandi sono molto precisi. Come vedete abbiamo raccolto un bonus che sono i missili a ricerca, proveremo a utilizzare col nostro nemico. In questo caso li abbiamo sparato a pochi centimetri e c'è da dire che seppur giocare e realizzare un video sia difficile, il nostro New Beetle è decisamente prestante, è decisamente prestante in quanto lo abbiamo già modificato. Vedete che abbiamo attivo un upgrade, in questo caso è l'onda energetica, che utilizzarla adesso ha poco senso, ma ve la mostriamo solo finché vi rendiate conto. Turbo, da non utilizzare in curva, possibilmente. In questo caso la gara è piuttosto semplice e quasi certamente arriveremo primi. E così è stato. Una gara a cronometro che ci permetterà di sfruttare solamente la modalità turbo per realizzare il tempo più basso.
siamo riusciti a schiantarci sul dritto. Sbagliando una curva, ovviamente si finirà fuori. Come vedete, le ambientazioni sono varie, sono tutte più o meno casalinghe, quindi troveremo cucine, garage, ma anche alcune ambientazioni esterne, salotti e quant'altro. Tabletop Racing quindi è un titolo decisamente divertente, ben realizzato, che offre anche una discreta longevità. I potenziamenti disponibili non sono moltissimi, ma il tipo di controllo funziona decisamente bene e rende il gaming piacevole, soprattutto in ambito mobile. In questa gara invece i mezzi sono un po' più potenti, come vedete è una gara avanzata e il nostro maggiolino probabilmente non ce la farà. Noi ci proviamo. Abbiamo preso un missile a ricerca, proviamo a centrare il nemico e l'abbiamo preso. Scossa, anzi scusate, onda energetica, e questo ci coadiuva nel guadagnare posizione. Titolo gradevole in quanto permette di giocare senza troppe difficoltà anche su tablet. Uno spirito che molti utenti apprezzeranno, soprattutto quelli che credono che il gaming in mobilità non debba essere eccessivamente complesso. Come vedete gli avversari sono piuttosto agguerriti, adesso utilizzeremo una bomba che viene sganciata per fare quello che il nostro nemico ha fatto a noi, ossia fermarci per qualche secondo se ci passiamo sopra. La difficoltà, vi dicevamo, è ben calibrata. Avanzando negli schemi risulta piuttosto complesso in certe situazioni vincere e sarà necessario potenziare il veicolo per riuscire nell'intento. Come vedete gli armamenti vengono scaricati anche all'ultimo secondo, anche davanti, e non è sempre semplice vincere una gara. In questo caso siamo arrivati quarti e questo non sarà sufficiente a realizzare un buon punteggio, dovremo ripetere lo schema. Tabletop Racing, un gioco quindi nel complesso gradevole, direi che per la prova va bene così. Il titolo di Playrise Digital è acquistabile da Play Store a 2,99€. Due titoli quindi per iOS, molto divertenti e semplici, che non richiedono particolare impegno. Ve li consigliamo, con questo vi salutiamo e ci vediamo sul nostro sito. Ciao a tutti!